Buongiorno a tutti ragazzi, ebbene sì, sono vestita esattamente nello stesso modo dell'ultimo video in cui mi sono fatta vedere in faccia. Perché? Perché li sto registrando uno dietro l'altro. Molto semplicemente. E allora, oggi video ask. Caldo, comincia a esserci caldo per i maglioncini. E vi ho chiesto di farmi alcune domande su Instagram e adesso le vado a leggere, ne vado a leggere alcune. Tra l'altro oggi ho voluto fare questa cosa di non leggerle prima, perché di solito io le leggo poi scelgo quelle che mi interessano. Stavolta invece sul momento vedrò quali leggere. Quindi niente ragazzi, cominciamo. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea Ligorio mi chiede: perché non fai più review di slime? Allora, in realtà per due motivi. Uno è che di solito alcuni negozi, tipo la metà dei negozi che recensivo, me li mandavano loro, mi chiedevano: ti va di fare una review? Io dicevo va bene e me li mandavano. Adesso non me li sta mandando nessuno praticamente, e quindi appunto non posso farci la review senza averli. Quelli invece che compravo, ho smesso di comprarli ragazzi, perché gli ultimi due o tre pacchetti che ho comprato, parlo di quelli fuori dall'Italia, non mi arrivano. La dogana deve rompere le scatole, oppure addirittura li rimandano indietro senza proprio dirmi niente, quindi grazie. E io che non posso, ragazzi, è per questo che non compro più slime all'estero, non compro più squishy. La dogana veramente vuole bloccarmi il canale, cioè li odio tantissimo. Julie X5 mi chiede: farai più vlog magari anche solo dentro casa? Allora, a me piacerebbe, in realtà mi piacerebbe molto, perché mi diverto a fare i vlog. Il problema è che non saprei di cosa farli, ne vedrete presto uno di Roma. E però dentro casa, boh, se avete qualche consiglio su cosa potrei fare, ok, però dentro casa davvero non lo so. Pineapple lam qualcosa, non si vede tutto, e chiede: come è andato il tuo orale di maturità? Bella domanda. Cioè, non è andato male, però a parte che ero talmente tesa che ero rincoglionita da quanto ero tesa. Poi io mi ero fatta una tesina che faceva schifo, era orribile, non mi ricordo nemmeno l'argomento e non era molto lunga. E penso di essere stata l'unica della mia classe a cui l'hanno fatta dire tutta, perché tutte mi hanno detto: ma tranquilla, tanto non te la fanno dire tutta, a un certo punto ti interrompono. E invece no, la mia era così triste che me l'hanno fatta dire tutta alla fine. Però vabbè, alla fine non era andata malissimo. Avevo avuto qualche problema con storia, mi sa, vabbè ragazzi, io con storia sono negata perché mi fa veramente schifo. Però vabbè, alla fine non era andato male. Luglio496 chiede: mi fai vedere come fare slime? Ho fatto molti video a riguardo e su internet in generale ce ne sono una valanga su YouTube, quindi vai a dare un'occhiata, tutorial slime. Questa è una domanda che viene fatta spesso in generale, non solo negli ask. E la domanda è fatta da Dea Mustafa: se potessi tornare indietro nel tempo, cambieresti qualcosa nella tua vita? Tutti praticamente rispondono di sì a questa domanda. Io invece no, sinceramente, perché tutto quello che ho fatto, nel bene o nel male, che siano cose belle, brutte, che sono finite bene o male, sono cose che mi hanno portato a quello che sono adesso, a dove sono adesso, con le persone con cui sono adesso, eccetera. Quindi sinceramente no. J4Mess chiede: quando vi vedrete da vivo tu e Yolanda? Ragazzi, noi viviamo a un'Italia di distanza, quindi davvero non ne ho la più pallida idea, sinceramente. Io non vado mai a Roma, ciao. Io non vado mai a Napoli, lei non penso che venga mai nella mia zona, quindi non lo so. Ilia Cosplay chiede: giochi ancora LOL? Se sì, main. LOL sarebbe League of Legends, ne ho parlato nel video dei cosplay. E no, ormai non ci gioco più, mi sono disintossicata perché era effettivamente una droga. Però quando ci giocavo il mio main era Lux e anche Jinx, tutte e due. Kami Yale mi chiede: continuerai a fare video assaggi? Allora, finché sono a dieta penso di no. Non so quanto durerà sta dieta, però il problema è che voi magari pensate: ma sono solo degli assaggi, quindi non è che ti facciano chissà cosa. Questo è vero, il problema è che poi tutte le cose che mettiamo il caso, io mangio una patatina di un tubetto di Pringles e ok, però quel tubetto di Pringles, così come tutte le altre cose che sono avanzate negli assaggi, che sono tante, ci rimangono in casa e quindi poi io le mangio e quindi la dieta se ne va a non riesco a dirlo in modo decente, a quel paese. E quindi per il momento non penso, però quando, non lo so ragazzi, vedremo, non so parlare. Ragni Sofia chiede: i video sugli squishy? A questo ho risposto prima, praticamente non riesco praticamente a ordinare cose fuori dall'Italia o dall'Unione Europea. Vabbè, in Europa non li vendono gli squishy in sostanza, quindi fuori dall'Europa non riesco a ordinare, quindi è un problema enorme per gli squishy. Sabri Nicole qualcosa altro, non ci sta tutto il nome, mi chiede: ti piacerebbe andare a Disneyland? Ci sono stata tre volte.
notte a Disneyland. È bellissimo, assolutamente, parlo di quello di Parigi ovviamente, e è bellissimo, una favola in tutti i sensi, e non è, cioè, allora calma, la parte vecchia di Disneyland non è adatta per le persone a cui piacciono le giostre molto spericolate, perché sono tutte molto tranquille, però c'è la parte nuova, che se non sbaglio è quella della Pixar, che costa anche di più se si vuole andare anche nella parte nuova, e lì sono tutte spericolate, tipo lì non ci ho mai fatto nessuna giostra perché a me non piacciono quelle cose, ho paura. Daniela Ciollaro mi chiede: quale vorresti fosse il tuo prossimo viaggio? Mi piacerebbe tanto andare in Corea, e infatti mi tenta tantissimo il tour che ha fatto Marco Soul Mafia, però non so se riuscirò ad andarci, perché sto... devo stare attenta con i soldi, ragazzi, visto che comunque le bollette, l'affitto, la macchina, tutte queste cose non si pagano da sole, le tasse, soprattutto le tasse, oddio le tasse, e quindi devo stare cercando di stare molto ristretta con i soldi, e non penso che riuscirò ad andarci a questo tour. Ali con due Y chiede: aggiornamento eventi? No, purtroppo non ho nessun aggiornamento, ormai abbiamo capito che la Mondadori, per loro io sono morta, quindi grazie, però a quanto pare no. E eventi al di fuori di quello no, perché come vi dicevo, essendo eventi che sarebbero abbastanza grossi, non sono cose che posso organizzare semplicemente io, non posso dire: ehi, centro commerciale X, io vengo a fare un evento. No, devono essere gli altri a invitarmi, e se non mi invita nessuno non posso fare eventi. Sempre Ali, non l'ho fatto apposta a mettere due domande sue, però mi piaceva la domanda. La relazione più lunga che hai avuto è quella che ho adesso con Simo. Stiamo insieme da, sorvolando quel mese e mezzo in cui non siamo stati insieme, stiamo insieme da 3 anni e mezzo quasi, notevole, ebbene sì, vabbè, per alcuni sono niente, 3 anni e mezzo con amici che hanno relazioni molto più lunghe, però comunque è la più lunga che io abbia avuto, e prima di questa era stata 1 anno e mezzo credo, ma poi quando si scopre che le persone sono dei pezzi di cacca enormi, le storie finiscono. Zing06 chiede: la tua camera da letto? È di là. About Elita mi chiede: a che videogiochi giochi? Allora, in questo periodo sto giocando, vabbè, Overwatch, quello è una, non è una droga potente come era una volta LOL, però ci gioco comunque sempre, qualche partita, un paio di partite al giorno se riesco le faccio, e sto finendo, per modo di dire, Pokémon Let's Go Eevee, finendo nel senso che adesso sto completando il Pokédex, ho battuto la Lega, adesso sto completando il Pokédex perché dopo mi metterò a cercare gli Shiny. Sempre questa ragazza mi ha chiesto: la band preferita non K-pop e il cantante preferito non K-pop. Cos'è questo odio verso il K-pop? Io comunque è da un anno e mezzo che ascolto solo quello, quindi. Sharon Wachu qualcosa, non ci sta tutto il nome, fa una domanda interessante. È difficile occuparsi della parte amministrativa e burocratica di YouTube, tipo la partita IVA, le fatture, eccetera? Allora, visto che, anche se molti continuano a dire che YouTube non è un lavoro, YouTube lo è, visto che bisogna avere la partita IVA, con conseguenti tasse da pagare, tante tasse, troppe, e via dicendo... E diciamo che è una rottura di scatole più che altro, però essendo che io non me ne intendo, ho un fidato commercialista ormai da anni e quindi diciamo che fa tutto lui. Io mi tengo da parte tutti i documenti che mi servono, poi alla fine gli do tutto e lui mi fa la dichiarazione dei redditi e mi fa... cos'è quello per pagare le tasse? Oddio, non me lo ricordo. Vabbè, mi dice quanto pagare, io vado a pagare le tasse in sostanza. Adesso probabilmente qualcuno diranno: ma tu magari ti fai fregare visto che non ne sai niente. No, tranquilli, non mi faccio fregare. Salomone Emily chiede: non hai mai fatto una vacanza insieme a tua mamma? È con l'accento il tuo fidanzato. Allora, non ho capito la domanda, nel senso, se l'ho fatta sia con mia madre che con il mio fidanzato? No, oddio, no. Chi è che fa una vacanza con la mamma e il fidanzato? Oddio no. Fabiana Rousseau con due O chiede: vai al concerto dei BTS? Ragazzi, io non ho detto niente finora perché non ne sono sicura, nel senso che tuttora non lo so, perché io ho cercato di comprare i biglietti su un sito che rivende i biglietti acquistati da altri e pagandoli di più, purtroppo, però ci volevo assolutamente andare, quindi io penso di sì, nel senso che i biglietti li ho comprati, però tutto sta nel vedere se quei biglietti che mi arrivano sono validi o se magari, perché ho letto varie recensioni su quel sito, tutto dipende dai venditori, è un po' come eBay, che ognuno vende quello che ha e quindi dipende dalle persone. Se la persona che mi ha venduto i biglietti ha veramente i biglietti, allora ok, ci vado, è tutto a posto.
se mi arriva della fregatura, dei biglietti falsi o non mi arriva proprio niente, intanto per cominciare il tizio non si becca i soldi e me li riprendo, quindi gli conviene che siano veri. Però sì, dovrei togliere forse a Parigi. E niente ragazzi, alla fine le domande, la maggior parte delle domande purtroppo sono sempre le stesse che mi vengono fatte da anni, tipo come è nata la tua passione, da quanto crei con la resina, perché hai aperto un canale YouTube, sono domande a cui ho risposto già varie volte negli altri ask, quindi non rispondo più a quello ovviamente. E niente, allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, almeno un pochino vi abbia intrattenuto, e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao!